Un consiglio comunale ad hoc ha conferito a Roberto Vecchioni la cittadinanza onoraria di Notaresco. Il forte legame col comune teramano è nato grazie alla profonda amicizia col suo storico manager, Sabatino Marziani. Comune di Notaresco, provincia di Teramo, il sindaco e l'amministrazione comunale con sentimento di profonda gratitudine, facendo seguito alla seduta del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2023, conferisce la cittadinanza onoraria al cantautore professor Roberto Vecchioni. In onore dell'alto contributo offerto alla musica italiana e all'insegnamento, per aver trasmesso ai tanti giovani incontrati nel suo lungo cammino di docente l'amore per la cultura italiana e per averne promosso i relativi valori. Per essere poeta indiscusso del panorama musicale nazionale e per il profondo legame con il territorio di Notaresco, cittadina che ha sempre decantato in ogni aula presso la quale ha insegnato durante i tanti concerti tenuti in tutta Italia. Notaresco, 15 dicembre 2023, il sindaco Antonio Di Giacinto. Ci tenevamo a dare questa cittadinanza onoraria al professor Roberto Vecchioni, è da tanto che ci stavamo lavorando. Roberto Vecchioni, il professore, ogni qualvolta sale sul palco in concerto in Abruzzo, dice: per me l'Abruzzo è Sabatino Marziani di Notaresco. Una grande e forte amicizia che contraddistingue questa amicizia da anni. Sabatino Marziani era il manager di Roberto Vecchioni e oggi andiamo a colmare questa piccola gap di lacuna che c'era. Roberto Vecchioni è un nostro caro e grande amico che darà lustro alla nostra cittadina, provincia e Abruzzo. Ma innanzitutto Sabatino si commuove sempre quando mi vede, in ogni momento. È stata la prima persona che ho visto a Sanremo nel 2011 dopo aver vinto il festival. L'ho visto che piangeva fuori dalla porta e l'ho abbracciato. Era venuto da qua a Sanremo con la speranza che vincessi io. E d'altronde non potevo disilluderlo, era Assolutamente. giusto. Sabatino è una persona eccezionale, come tutta Notaresco, come tutta questa zona, come le persone che conosco, che amo, e sono veramente felice di questa cittadinanza. Sono felice perché non è uno scherzo, non è un gioco, è una cosa d'amore, d'affetto, di volontà, più ancora che di per la cosiddetta bravura dell'artista. Qui c'è un rapporto umano fortissimo.